Il Daiti Media Amici è tornato su Real Time martedì 7 gennaio ma 3. Ragazzi, è già scoppiato il caos. Ecco che cosa è successo. Amici 19, liti e lacrime nella scuola, Jacopo contro Martina martedì 7 gennaio su Real Time Marcello Sacchetta. E Lurella Boccia sono tornati al timone del Daiti Media Amici 19. In puntata sono state mostrate le sfide affrontate dai ragazzi nel torneo I Migliori prima delle vacanze natalizie. Stefano ha sfidato Niv, mentre Michelangelo ha sfidato Schioffi, ma nessuno dei due è riuscito a prendere il loro posto dalla sedia dei migliori, appunto. La terza sfida ha visto Martina contro Niv e alcuni concorrenti sono stati interpellati da Marcello su chi potesse vincere la sfida. Jacopo e Schioffi hanno detto di apprezzare Martina, ma che secondo loro avrebbe vinto Niv. Queste parole hanno innescato la reazione furiosa di Martina. La ragazza, tornata in sala relax, dopo aver perso la sfida, ha iniziato ad urlare contro i ragazzi che avevano espresso la loro opinione, dicendo loro quanto erano falsi e ipocriti. Quando la cantante, in privato e senza telecamere, avevano appoggiato lei e detto che avrebbe vinto di sicuro. Jacopo, stanco del comportamento sopra le righe di Martina, si è arrabbiato molto ed ha iniziato a inveire contro di lei. Il cantante ha detto che le persone sono libere di esprimere il loro parere e per questo vuol dire che si va contro uno o l'altro nella scuola. Il ragazzo ha invitato Martina a rilassarsi e a non rompere più i c. Tuttavia, dopo lo scontro Jacopo è scoppiato in lacrime, dispiaciuto per la situazione e per che Martina pensa di lui. Ma le cose sembrano essersi sistemate. Jacopo e Martina hanno risolto le incomprensioni, un ruolo fondamentale nello scontro tra i due allievi di Amici 19 l'ha avuto la ballerina Talisa. Prima è andata a consolare Jacopo e a dirgli di non farsi abbattere e di lasciare che qualcuno spenga il suo sorriso e poi è andata anche da Martina. La ballerina ha cercato di far capire alla cantante che tutti le vogliono bene, ma questi suoi scatti ira la portano ad esagerare e ad offendere le persone senza motivo. Sembra che adesso sia tornato il sereno. Social Martina e Jacopo hanno condiviso diverse Instagram story di commenti sull'accaduto, ma i toni sembravano molto tranquilli ed ironici. Voi che cosa ne pensate dei due cantanti?